Come state? Bene, a lei? Bene, bene. Belli carichi. Ricordo che una settimana adesso possiamo ripartire a belli carichi. Carichi in attesa di conoscere. Molto. Sì, sì, no, belli carichi, perché io conosco, quindi sono belli carichi. l'inizio della nuova stagione, diciamo, anche se in anticipo rispetto al solito, comunque in anticipo rispetto a di scelte che solitamente vengono fatte. La chiusura di quella vecchia, naturalmente, due parole è corretto fare. È stata una stagione in parte faticosa, sicuramente sì, è stata. Sicuramente, come già la scorsa estate avevo raccontato, avevo detto, era un anno zero fondamentalmente, quindi nell'anno zero si imparano anche tante cose. E nell'anno zero ci sono dei rischi, naturalmente, e rischi che abbiamo in effetti sulla nostra pelle vissuto, perché a un certo punto anche dal punto di vista semplicemente di meri risultati siamo andati un po' in difficoltà. Poi abbiamo chiuso una stagione in maniera decente, diciamo, dal punto di vista di classifica, perché con le unghie siamo andati a prenderci i playoff, e devo dire che alla fine una cosa, varie cose positive, ma l'ho anche riscontrato con questo, sicuramente per essere raggiunto il playoff, c'è stata una percezione della stagione leggermente diversa, nonostante sappiamo benissimo che cosa si può migliorare, gli errori da non compiere o le cose sulle quali ricadremo fondamentalmente, perché sono cose più tecniche magari che ovviamente non sono dovute dalla fatalità, ma sono dovute perché una cosa sono cose che si riscontrano di stagione in stagione per qualunque squadra. Parlo per esempio dell'assemblaggio di una squadra, di un giusto mix tra giovani e vecchi, ci sono i pregi e i difetti e l'uno e l'altro, perché parliamo di giovani, parliamo di qualità in generale sempre, di giovani e di vecchi, non solo di giovani come se fossero, i giovani bisogna aspettare solo un po' di più, abbiamo visto che alcuni sono cresciuti tantissimo nella seconda parte della stagione, ma nella prima avrebbero dovuto attenderli, ma anche i giocatori che venivano da società importanti, i giocatori in prestito, i giocatori nostri, però e questo sui giovani e sugli esperti, non chiamano i vecchi che è brutto, sugli esperti naturalmente anche lì pregi, difetti, qualità, difficoltà, fisici, e quindi comunque bisogna sempre queste cose qua valutarle con attenzione e essere più bravi possibili a creare il giusto mix, il giusto equilibrio all'interno della squadra. Quindi il profilo rimane un profilo, parlando di giovani ed esperti, che si cerca un giusto mix, la giusta qualità, la giusta bravura, e di conseguenza si cercherà di fare sempre meglio, cercando ovviamente, come hanno dimostrato tante squadre anche in questi playoff, che il giusto mix, anche con giovani che poi crescono durante la stagione, possono portare a fare dei risultati ottimi, come hanno fatto varie squadre all'interno di questi playoff, perché effettivamente li hanno fatti e è stato riscontrato questo. Chiaro, bisogna migliorarsi, anche solo semplicemente dal punto di vista di classifica, mi sento di dire che dobbiamo migliorarci, dobbiamo non andare in difficoltà come siamo andati. Questa squadra ha avuto due facce, quindi la verità sta nel mezzo, evidentemente non era così brutta come i primi tempi, e il giusto equilibrio l'abbiamo trovato nella seconda parte della stagione, evidentemente. Però sono equilibri che dovremmo trovare sia nel costruire la squadra che nel portare avanti tutta la stagione. Questa è assolutamente la volontà. La volontà grossa nella squadra è la volontà grossa di Alessandria Calcio, che ormai stiamo lavorando da tot anni molto bene, da 3 anni con Nereo, che è responsabile del settore giovanile, e che con i nostri giovani stiamo lavorando molto bene. Adesso, i nostri giovani stanno lavorando molto bene, esternamente ci riconoscono, siamo riconoscibili è molto importante, perché ovunque noi andiamo siamo riconoscibili nel gioco, nella qualità del gioco. Alessandria ha una riconoscibilità, questa nostra giovane è fondamentale, stiamo lavorando benissimo, secondo me molto bene, ci sono giovani che hanno esordito in prima squadra quest'anno e non hanno esordito quei 10 minuti per caso, ma hanno giocato moltissime partite e hanno giocato le partite fondamentali, voglio dire, le partite che ci hanno portato ai playoff
c'erano le partite che ci hanno fatto i playoff e c'erano in campo dal primo minuto due giovani che vengono dalla società giovanile, che è assolutamente molto importante e la crescita sta continuando. Ci sono 4-5 giocatori delle rose del settore giovanile che sono attenzionati mensilmente, diciamo, da società di Serie A, e ci sono giovani che stanno crescendo, e giovani che verranno sempre di più inseriti nella rosa della nostra prima squadra. E per me quello è fondamentale, perché è la nostra forza il settore giovanile. Il Reo sta lavorando, secondo me, secondo noi, molto bene, e è stato rinnovato il contratto fino al 2021, quindi sarà ancora il nostro responsabile del settore giovanile, aveva ancora un anno di contratto, che è stato allungato proprio perché questa crescita e questa importanza la vedo, la vediamo i risultati, e il settore giovanile è ovvio. Bisogna mettere le basi per poter continuare in maniera importante. Prima di entrare nel tecnico vi dirò due cose. Allora, intanto avete visto che nell'ottica futura, nell'ottica presente, nell'ottica passata da quando sono arrivato 6 anni ormai fa, sono stati fatti investimenti molto importanti, stanno continuando a essere fatti sullo stadio, in maniera particolare, avete visto i nuovi seggiolini sul rettilineo con la scritta Dos Grison, perché abbiamo pensato a questa scritta che poteva essere la più riconoscibile e la più carica anche per i giocatori, carica per la nostra gente, e le luci ovviamente delle torri faro rinnovate totalmente. A febbraio, e questa è una cosa che non ho fatto la conferenza stampa apposta perché erano momenti convulsi in cui ovviamente si pensava molto alla squadra, si pensava molto a queste cose, a me non piace mai tanto parlare di soldi, di investimenti, di cose fatte, non dirò il valore, la cifra di questi investimenti, però a febbraio di quest'anno, quindi 2019, sono stati azzerati totalmente tutti i debiti di, non dico decenni, ma di un tot di stagioni passate con Equitalia, agenzie delle entrate, fornitori, tutto, quindi siamo totalmente puliti, e devo dire, non credo che se ne siamo molto sulla di calcio, così, quindi abbiamo azzerato totalmente tutto ciò che era stato fatto nelle brutte gestioni di tot di anni, non solo degli ultimi 2 o 3, decenni, ma probabilmente c'erano debiti che arrivavano veramente dai tempi, che erano veramente tanti quando sono arrivato in 6 anni, adesso abbiamo transato tutto, siamo riusciti a febbraio a chiudere veramente tutti, al di là di quelli del percorso naturale della stagione, non c'è, Alessandro Calcio non ha nessun debito con nessuno, con nessun ente pubblico, con nessun fornitore del passato. Questa secondo me è una notizia molto importante che meritava magari una conferenza stampa, ma invece per come sono fatto io non l'ho fatta, ma preferisco includerla all'interno di una conferenza più tecnica parlando di calcio. E all'interno dei cambiamenti tecnici, prima di arrivare al nuovo, voglio fare due ringraziamenti ad Alessandro Soldati, con cui abbiamo lavorato per 5 anni, quasi da quando siamo arrivati. Le vedute sono divise, i programmi non sono stati condivisi, di conseguenza non lavoriamo più con Alessandro. E un altro ringraziamento va a Mister Colombo, naturalmente, perché ci ha aiutato a fare quello che questa squadra, quello che era nelle corde di questa squadra, però l'ha fatto in maniera decorosa, in maniera positiva, ci ha portato sicuramente, grazie anche al suo aiuto, siamo arrivati ai playoff, di conseguenza ci tengo a ringraziarlo. Poi l'allenatore, come al solito, sono scelte tecniche, se ne occupa il direttore sportivo, io non metto becco nelle scelte tecniche di giocatori o di allenatori, di conseguenza poi a Fabio sta il fatto di scegliere l'allenatore, di conseguenza anche di aver visto Mister Colombo e ringraziato anche Fabio per il lavoro svolto. Presentazione di Fabio Artico, che
inutile presentarlo alla Piazza d'Alessandria, però sarà il nostro direttore sportivo per i prossimi due anni a venire, mi auguro, quindi fino al 2021 con Fabio sarà il nostro direttore sportivo e viene data ovviamente la responsabilità di tutta l'area tecnica. Fabio, perché ho scelto Fabio? Non perché si chiama Fabio Arti, ma naturalmente perché mi conoscete e sapete che meglio l'etichetta interessa fino a un certo punto, ma perché è Fabio Arti e di conseguenza ho visto in lui una crescita personale rispetto a quando ci eravamo incontrati il primo anno, una crescita di conoscenza di ciò che serve una squadra di Serie C, un bagaglio personale che l'ho visto maturo e pronto per intraprendere un ruolo che ritengo assolutamente importante. E ovviamente la conoscenza della piazza, questo è importante perché nelle caratteristiche dei giocatori stessi, perché le caratteristiche che noi vogliamo lui le conosce benissimo, le ha vissute, questo è all'interno di questo spogliatoio anche e non solo all'interno in generale, di conseguenza conoscendo l'ambiente e conoscendo le caratteristiche che vogliamo nei giocatori, la grinta, la cattiveria, la voglia, le qualità naturalmente, penso che sia assolutamente la persona, mi auguro, ma sono certo che sarà la persona corretta per portarci dove vogliamo arrivare, per poter fare un percorso positivo con lui e che ci possa dare una grossa mano. Di conseguenza è lui quello che è diventato, mi viene da dire, da quando lo conosco calcisticamente parlando, che per il motivo per il quale io sono qua, non perché appunto si chiami Fabio Artico, nonostante sia una persona meravigliosa, squisita, so che è amato, però al di là di quello sono le qualità che contano, la cosa è la qualità, perché quello è quello che guardiamo e l'avete visto in tutti questi 5-6 anni. Sono state scelte persone perché abbiamo ricercato la qualità delle persone e non tanto per l'amore che poteva esserci intorno al loro. Fabio ci racconterà un po' di cose. Fabio ha qualità umane grosse, ha qualità umane che può trasferire per l'esperienza ma anche per se stesso alla squadra, all'allenatore, e quindi sono certo che lavoreremo bene insieme. Lascerei per un momento la parola a Fabio. Dunque, intanto buongiorno a tutti. Sono ovviamente felice, emozionato, perché per me è un'emozione forte di tornare qui. Devo ringraziare, sarò sempre grato per questa occasione che mi dà il presidente di Masi, perché mi dà una grossa occasione che non mi farò scappare. È tutto molto emozionante. Ho un ruolo, mi sento un privilegiato, perché questa è una società seria, fatta di persone serie e competenti. E riparerò con serietà, trasparenza e professionalità. C'è tanto da lavorare, come diceva prima il presidente, la politica della società che ha preso già insomma, dall'anno scorso è quella di costruire una squadra attraverso ragazzi con esperienza e giovani che si spererà di valorizzare come le di grigi e attingere al settore giovanile. Ho conosciuto da poco il responsabile del settore giovanile Nereo, credo che si stia facendo un gran lavoro. La mia volontà è quella della società innanzitutto, è quella di valorizzare il settore giovanile, su di questo farò molto più di me. Ci saranno scelte da fare, innanzitutto quella dell'allenatore. Ribadisco il concetto che ha detto prima il presidente, Colombo sicuramente l'ha fatto bene, ma vorrei iniziare con una mia figura, una scelta mia.
scelta andrà in questo senso. Un allenatore che avrà, avrà percepito, avrà recepito la politica della società e avrà le nostre stesse idee. I giocatori, ci sono 15-16 giocatori sotto contratto, quindi andremo poi con il mister a valutare tutte le figure che ci sono e andremo a inserire figure nuove sia nei giovani che nei vecchi.